Radio, buon pomeriggio a tutte le amiche, a tutti gli amici di Radio Punto Nuovo. Mamma mia, non ci si ferma mai! È già iniziata una nuova giornata di campionato, inizia questa sera perché ci sono le partite del turno infrasettimanale. Non ci si ferma in Serie A, ma non ci si ferma nemmeno in Serie B e in Serie C, con l'Avellino che fa il quarto pareggio consecutivo, con il Benevento che gioca stasera, con il Napoli che è da solo in vetta alla classifica. Me l'ho ripromesso di non dirla per motivi di scaramanzia, sta cosa l'ho detta in apertura di trasmissione. Sono veramente soddisfatto del mio modo di fare. Vabbè, detto questo, è vero però, il Napoli è evidentemente primo in classifica dopo quattro giornate di campionato. Il Napoli che ha avuto in Luciano Spalletti qualcosa di importante, davvero qualcosa di importante, perché ieri la vittoria è maturata anche grazie, soprattutto dal mio punto di vista, a quelle che sono state le mosse durante la gara volute proprio dal tecnico di Certaldo, del quale parleremo lungamente, così come parleremo lungamente, cari amici, di quelle persone che hanno fatto beccare all'Udinese, perché è già ufficiale, 10.000 euro di multa per aver urlato Vesuvio lavali col fuoco e Spalletti uomo di dalle tribune della Dacia Arena. Dalla civilissima Udine arriva una, quella che possiamo chiamare, è veramente una grande lezione di civiltà, proprio civilissimi. Siamo ancora al Vesuvio 2000, Vesuvio lavali col fuoco nel 2021. Molto bene, vabbè, dai, ne parliamo abbondantemente dopo. Andiamo subito a presentare Alessandro Montano, mitico. Buongiorno Marco Giordano, le amiche e amici di Radio Punto Nuovo. Tra un attimo arriva il chiarellone nazionale. Nel frattempo, alle 18.30 stasera riparte la Serie A con Bologna-Genova alle 20.45. Due partite particolarmente importanti: Atalanta-Sassuolo e soprattutto Fiorentina-Inter. Fiorentina ieri designata da Luciano Spalletti come l'ottava sorella. Partiamo dall'Atalanta, partiamo dal collega Alberto Gianbruno con la probabile formazione degli orobici. Amici di Radio Punto Nuovo, buongiorno da Bergamo e bentrovati con la probabile dell'Atalanta. Musso difende i pali della squadra di Gasperini anche contro il Sassuolo. Difesa 3 con Ginziti, Demirale e Palomino, dunque un turno di stop per quanto riguarda Toloi. Sugli esterni Zappacosta e Gosens. A centrocampo Freuler e Deron, che torna titolare dopo le 4 giornate di squalifica scontate. Sulla trequarti campo Pessina, che riguadagna una maglia dal primo minuto insieme a Zapata e Josip Iličić, protagonista nel corso della scorsa partita contro la Salernitana da subentrato. Adesso può ritrovare la maglia dell'Atalanta dal primo minuto. Occhio però a Duvan Zapata, ha realizzato 9 gol in 12 partite contro il Sassuolo. Ne mancano soltanto 2 per toccare quota 100 reti in Serie A. E allora diamo, sì, ma che bello. È come sempre una grande emozione ritrovarti, Umberto Chiariello. Buon pomeriggio. Sì, fai il farinello tu. Oh, comunque ieri ci ho preso Udinese Napoli, Sì. Che? Ci abbiamo preso tutti. Tutti ci abbiamo preso. Sì. Non mi dire che avevi visto il 4-0, però, no. Non esageriamo. Tant'è che adesso la nostra classifica su di schedine varie vede Umberto a quota 10. Mette Alessandro quota 9, quindi per il momento Umberto in testa sui pronostici. Vabbè, Umbi, vogliamo parlare un attimo anche di Fiorentina-Inter, perché questa è una partita molto importante. Andiamo a definire un attimo il quadro di questa giornata, di questo turno infrasettimanale. Facciamolo sponda Fiorentina con il collega Giacomo Galassi. Fiorentina che dopo le 3 vittorie consecutive al Franchi affronta l'Inter di Simone Inzaghi, una Fiorentina che in porta schiererà ancora Dragoschi, che ha convinto dopo la partita contro il Genoa, mentre sulla destra Odriozola è preferito a Venuti, che comunque dovrebbe essere recuperato. Al centro della difesa ritorna Milenkovic assieme a Martinez quarta, con Igor che dovrebbe sedere in panchina, mentre sulla sinistra non ci sono dubbi sulla presenza di Biraghi. A centrocampo, vista l'assenza di Pulgar per un affaticamento, al centro andrà Torreira, con ai suoi fianchi Bonaventura e Duncan, visto che anche Castrovilli sarà assente. In attacco c'è ancora qualche dubbio, perché le condizioni di Nico Gonzalez sono da chiarire, da monitorare fino all'ultimo. Nel caso l'argentino stesse bene, andrà lui in campo, altrimenti spazio a Saponara, grande protagonista con il Genoa.
Genoa, al centro dell'attacco Dusan Vlahovic, mentre sulla fascia opposta Sottil e Callejon si giocano un posto da titolare con il primo favorito sul secondo. Chiudiamo con la probabile formazione dell'Inter e poi iniziamo anche a discutere con Umberto di quello che è stata questa giornata di campionato che è appena andata in archivio e quella che si sta aprendo. Lorenzo Polimanti per l'11 di Simone Inzaghi. Problemi muscolari fermano Arturo Vidal, mentre Joaquin Correa non recupera dalla botta subita contro il Bologna. Si riducono quindi le scelte per mister Simone Inzaghi, che conferma Handanovic in porta con Skriniar, De Vrij e Bastoni in vantaggio su Di Marco. Il ballottaggio Dumfries e Darmian invece verrà sciolto soltanto all'ultimo, con l'olandese reduce da un'ottima prestazione al debutto da titolare. In mezzo Barella, Brozovic ed il ritorno di Çalhanoğlu, a sinistra Riyako Perisic. Scelta praticamente obbligata invece in attacco, dove Lautaro Martinez e Dzeko tornano in coppia dall'inizio, con Sanchez in panchina almeno dall'inizio. Oh, allora, grazie ai nostri corrispondenti. Umbe, dove sei? Te n'è andato? Sì, sono qua. Allora, il Napoli va ad Udine, va a fare una partita che per i primi 20 minuti è stata difficile. Da 5. È stata difficile. È stata, ma perché l'Udinese era ben, da 5. Era ben schierata in campo. L'Udinese era ben schierata in campo. Gotti è bravo. Allora, ti faccio, ti do i voti della partita. Vai. 20 minuti Napoli da 5, eh. 25 minuti Napoli da 8, okay. Secondo tempo da 9. Da 9, perfetto. Poi tieni conto che il pagellone approfondito, perché ieri hai dato solo dei voti così, ma aritmetici, a Canale 21 lo facciamo intorno alle 14.35, perché voglio scendere nei giudizi con te, parlando soprattutto... giudizi molto dettagliati. Scendiamo con Ospina. Tra l'altro per Ospina chiedo l'ausilio di un esorcista e per Ospina annuncio pubblicamente che ho dato mandato al mio avvocato per denunciarlo per attacco alle mie coronarie. Che in altre due che me ne fa così io rimango la terra infartuato. Esatto. Però fammi parlare un attimo del signor Spalletti. Perché? Perché il signor Luciano Spalletti ieri... Comunque, fermo restando che il signor Spina è un signor portiere. Assolutamente. Sia chiaro che rimango, comunque, per quanto lo possa criticare certe cose, però non si pensi che solo perché io preferisca Meret voglia denigrare Ospina, perché Ospina per me è un signor portiere e il Napoli ha due, ha un grande portiere e un ottimo portiere, esatto. Dal mio punto di vista. Allora, fammi dire una cosa su Spalletti. Ieri Spalletti mi è sembrato uno scacchista straordinario. Perché l'Udinese ti ha imbottigliato le vie centrali e infatti Fabian nei primi 20-25 minuti ha avuto grande difficoltà. Spalletti ha spostato, e questo poi in qualche modo spiega perché tanti allenatori continuano a puntare su Mario Rui, la regia tutto sull'esterno. Il gol di Insigne, o comunque quello di Osimhen sul lob di Insigne, non è casuale, nasce dallo spostamento a sinistra del principale asse di gioco del Napoli. Spalletti aveva capito che Insigne su Molina poteva far male. Seconda mossa, le palle inattive. Uno studio delle palle inattive che porta a due gol non può essere il frutto della fortuna o del caso. C'è tanto dell'allenatore. Terzo punto, la capacità... Qualcuno mi ha fatto una domanda su questo punto. Dice, ma allora è vero che il Napoli può segnare anche da palla inattiva? Non era vietato dal regolamento del calcio? Domando, ma Gattuso, qualcuno aveva detto che il regolamento vietava? No, voglio sapere. No. C'è sempre il cretino di turno che dice la frase che io odio. Chiedo per un amico. Quando chiedo sento questa frase amico. Ucciderei. Una cosa orrenda tra le altre cose. Ma poi chi è sta amico? Una cosa terribile. Però. Fai nome e cognome dell'amico, si fa prima. Vabbè, ma detto questo, poi parliamo anche di un ultimo aspetto che secondo me è determinante, è quello lì di avere una capacità di variabili tattiche nell'andare ad impostare la fase offensiva, che è, secondo me, clamorosa. In questo momento, e questa è la domanda che ti pongo, come ha fatto Spalletti a plasmare il Napoli e perché ad Allegri non è riuscito lo stesso con la Juventus? Primo, perché il Napoli aveva bisogno di un Bakayoko non pezzottato, cioè un giocatore come Bakayoko che non fosse Bakayoko, perché guardate, avete voglia di dire, Anguissa è la bellissima copia di Bakayoko, quello è, non è che sia molto diverso, solo che questo corre, contrasta, ma hai visto quando scende palla al piede?
Hai visto quando scende? Sì, non ha visione di gioco, è cieco, non ha visione di gioco. Questo gioca bendato perché non ha visione di gioco, il classico centrocampista che non ha visione di gioco, non sa cos'è un filtrante, non sa dare una palla illuminante, perché sennò sarebbe un fenomeno, sarebbe Pogba, sarebbe qualcosa di quel livello lì. Se avesse anche la visione di gioco del grande centrocampista, non ce l'ha. Ma a tutto il resto però, a tutto il resto, senso tattico, posizione, non è uno che entra male, entra pulito, è coordinato, cioè è un giocatore dominante. Ieri lui e Fabian Ruiz, la partita a centrocampo col supporto di Mario Rui, hanno fatto una ceriniera di centrocampo strepitosa, e questo è il Fabian Ruiz che noi vogliamo, perché il Napoli dipende molto dal suo estro. Se Fabian Ruiz è il mollaccione indolente e confuso che abbiamo visto per un bel po' di tempo a Napoli, siamo messi male. E se Fabian Ruiz, che si fa rubare palle, cioè se Fabian Ruiz è quello di ieri, il Napoli a centrocampo ha un giocatore di grande qualità, perché le qualità tecniche di Fabian Ruiz anche nei momenti peggiori non le ha discusse mai nessuno. E ieri sono venute fuori, ma c'è anche un supporto notevole, c'è un supporto in cast in Anghissà notevolissimo, perché non ha le spalle scoperte, c'è dinamicità, c'è fisicità, c'è gestione della palla. Il Napoli ha trovato quel giocatore che serviva per completare il centrocampo. Io sono sempre curioso poi di vedere Demme vicino ad Anghissà. Penso che potremmo avere una mediana veramente quasi imperforabile, però perderemo in qualità ovviamente. In ogni caso Allegri non ha la squadra per fare bene, né è capace di inventarsi qualcosa, perché ribadisco, lui è un gestore di risorse, ma se aspettate che sia Allegri a creare una squadra dal nulla, non è l'uomo giusto. Allora, l'Udinese ha avuto ufficialmente 10.000 euro di multa per i cori che si sono elevati dalla Dacia Arena. Vesuvio lava lì col fuoco, Spalletti uomo di, per questi cori è stata punita l'Udinese. Io voglio dare subito il buon pomeriggio a chi è friulano, ma proprio friulano, anche se con sangue piemontese. Queste tutte qualità che non so quanto possano far piacere ai napoletani, però lui è un personaggio straordinario e simpaticissimo, l'ex giudice sportivo Giampaolo Tosel. Buon pomeriggio Giampaolo, eccoci qui. Io sono, vorrei precisare che sono innanzitutto un italiano. E che non è mai sbagliato. Amo la mia terra. E la mia terra va dalla Sicilia alla Val d'Aosta, quella è la mia terra. Ciò permesso, mi dica tutto. E allora, detto questo, 10.000 euro di multa alla Dacia Arena. Io chiedo prima di tutto, che impressione fa sentire in uno stadio così vicino casa nel 2021 ancora una volta Vesuvio lavali col fuoco? Poi sarò costretto a fare una precisazione su un articolo apparso sul Messaggero Veneto. Prego Giampaolo. Il calcio è il calcio da sempre, e non si può impedire a gruppi più o meno numerosi di imbecilli di entrare nello stadio. Credo di aver risposto. Allora, caro Umberto, nel lasciarti la parola con il giudice Tosel per qualche altra considerazione, sta facendo molto rumore un articolo apparso sul Messaggero Veneto. Il titolo è... Non l'ho letto. No, io lo leggo io. Non c'è spazio per l'ironia, multa in arrivo dal giudice. Nel pezzo non c'è scritto che non c'è nessuna giustificazione, per carità di Dio, di quelli che sono stati i cori, però evidentemente questo titolo, non c'è spazio per l'ironia, sta scatenando le reazioni sui social, in particolare nell'area partenopea. Ho provato a contattare, caro Umberto Chiariello, il collega Pietro Oleotto, collega del Messaggero Veneto che ha scritto questo articolo. Ho detto: guarda Pietro, io so benissimo che non immagino nemmeno che tu possa avere tendenze razziste o di discriminazione territoriale. Se ti fa piacere, noi ti vogliamo ospitare per spiegare che in questo titolo probabilmente c'è stato un misunderstanding, che non volevi assolutamente provocare le ire dei napoletani. Il collega mi ha risposto: ma leggetevi il pezzo, non mi rompere le scatole, io ho fatto l'inviato di guerra, che ne volete sapere voi? Punto. E mi ha salutato anche in maniera piuttosto brusca.
Noi ci abbiamo provato, io per dovere di cronaca devo spiegare come stanno le cose. Detto questo, Umberto, il giudice Tosella ti ascolta, a te la parola per qualche considerazione. Io chiedo solo al giudice, è una cosa che per uno che ha ricoperto per tanti anni il suo ruolo all'interno della giustizia calcistica, mi sembra doveroso fargli come domanda, ma lei pensa che un cancro si curi con la chemio o con un brodino o una medicina placebo? Perché per me dare 10.000 euro di multa significa dire c'è un cancro, lo curiamo con un bicchiere d'acqua dicendo che è la medicina dei miracoli. Sì. Secondo me è un effetto placebo. Come sempre capita in queste occasioni, io devo richiamare quella che è la funzione del giudice sportivo. La funzione del giudice sportivo è quella di tradurre in eventuali sanzioni ciò che risulta, come dire, dagli atti, direi dagli atti processuali, in concreto quello che ha riferito la procura federale ed eventuale l'arbitro. È ovvio che nella valutazione, nella sanzionabilità e nella quantificazione delle sanzioni, in situazioni di questo genere, in una situazione di questo genere, incide molto come dire, la dimensione del coro degli imbecilli. Tutto qui è ovvio, ad esempio, che se in uno stadio 10 imbecilli elevano il coro imbecille, ma e vengono uditi soltanto dai vicini di posto, arrivo a dire, o giù di là, è chiaro che non ha la stessa rilevanza di un coro che venga udito in tutto lo stadio e abbia coinvolto decine e decine e decine di sedicenti tifosi. Quindi sarebbe necessario per una, come dire, valutazione corretta, sapere cosa esattamente ha riferito la Procura federale sul tipo di coro, sulla dimensione, sulla udibilità nel resto dello stadio. È chiaro che la sanzione è correlata a questa tipologia di coro. Allora, Giampaolo, noi ci sentiamo da tanti anni, io ho una stima di te immensa e mi appello all'uomo, al giurista. Ecco, a Napoli, allo stadio Maradona, se due persone che casomai sono grandi amici o che ne so, sono sposati, quello che le pare, se si siedono vicini, come è giusto che sia, perché il regolamento è questo, se si siedono l'uno accanto all'altro e non si schierano a scacchiera, come si dice adesso, vengono multati 500-600 euro. Sarebbe giusto e opportuno che l'Udinese bandisse dallo stadio tutti quelli che si sono macchiati di questi cori? Sarebbe giusto che arrivassero anche delle multe per chi si macchia di questi cori? Perché dobbiamo rispettare le disposizioni anti-Covid e siamo d'accordo. Ma non è che esiste solo questo nella nostra vita, esiste anche il rispetto degli avversari e dei popoli avversari. Allora innanzitutto dovremmo dire, non far solo riferimento alla società friulana, ma tutte le società di calcio che assumano coerentemente, concordemente, un atteggiamento di questo genere nei confronti di settori della propria sedicente tifoseria. Umberto, dai, un'ultima per il giudice Tosella, che lo lasciamo esempio. Giudice, io purtroppo per me ho fatto giurisprudenza, ho preso anche una discreta laurea, e una delle poche cose che ho imparato sui banchi universitari è stata che c'è una regola non scritta che è la più importante, che uniforma poi e pervade tutti gli articoli dei vari codici del diritto, che si chiama la regola del buon senso, la diligenza del buon padre di famiglia e via seguitando. Se dovesse prevalere la regola del buon senso, perché uno dovrebbe sempre decidere con buon senso, io credo magari che a Napoli ci sia una... Anche la giustizia ordinaria funzionerebbe meglio. Andiamo avanti. Esatto. Però a questo punto io devo dire che sta mancando il buon senso, perché
A Napoli si sta discriminando il tifo partenopeo rispetto a tutti gli altri d'Italia. Le faccio un esempio molto semplice. C'è la regola che non si può entrare in area di rigore quando si calcia un calcio di rigore. È una regola scritta, esistente e andrebbe applicata. Fatto sta che si fa un'applicazione di questa regola una volta ogni 800 rigori più o meno. È capitato a Napoli-Juventus che fu fatto ripetere un rigore ad Amsic, che poi lo sbagliò il Napoli-Juventus, guarda caso, perché i giocatori del Napoli erano entrati in area prima. Fece scalpore e si disse: ma ha applicato la regola? Sì, ma su, andiamo a guardare i 100 rigori finora tirati, 99 volte non è stata ripetuta. C'è una regola che il buonsenso fa sì che uno fa finta che non ci sia. Ora che succede? Noi vediamo la partita del Friuli e vediamo che nel settore dove i tifosi sono ammessi stanno uno azzeccato all'altro senza mascherine, ma nessuno li ha multati. Noi vediamo Salernitana-Atalanta, dove la meravigliosa curva granata della Salernitana canta, balla, zompa e fa un tifo meraviglioso, infernale, dove nessuno viene multato. A Napoli, poiché ci sono state le università, hanno messo uno splendido impianto di telecamere, chi non rispetta lo schieramento a scacchiera e si permette di esultare alla vecchia maniera si piglia 500 euro di multa. E poi si dice: perché a Napoli non vanno più allo stadio? Perché penso che sia una cosa esagerata ed eccessiva, visto che lo si fa solo a Napoli. Ci fosse stata una stretta in tutta Italia e in tutti gli stadi, una mazzolata generale per far rispettare la regola, posso anche accettarlo, ma fatto solo a Napoli lo trovo eccessivo. Soprattutto all'inizio del campionato, dove una normativa applicata con equità, con giustizia, con buon senso, produce sicuramente i suoi effetti meglio che se si incominciasse ad applicarla a metà campionato. Ecco. Tutto qui. Ecco, ecco. Giudice, oggi è una data abbastanza importante per lei, non diciamo altro per ovvi motivi di privacy, però la lasciamo alla sua giornata. ringrazio per i sottintesi auguri, ecco, grazie perfetto. Anche a nome di chi è da qualche tempo che è al mio fianco. Lo vogliamo dire, lo possiamo dire. 53 Quanti anni di matrimonio? 53 anni di 53. Matrimonio. Io ho chiesto stamattina nozze d'oro belle che andate, voglio dire. Altro che nozze d'oro, già fatte. Sì, 53 senza amnistia, senza indulto, senza sospensione condizionale. Giudice, però ora siamo tra maschietti, lo possiamo dire. Dove pende la bilancia? È lei che ha sopportato il giudice o il giudice che ha dovuto usare l'equità anche con la moglie? Mi faccia capire. Ma aver vicino un giudice non è mai penso una cosa facile. Tutto qui. Giudice, grazie di cuore, a presto. Grazie a voi. Grazie. Un abbraccio a lei. Io mi immagino la povera Rita che ti sopporta 53 anni. Io preparo il posto al Duomo vicino a San Gennaro. Mamma mia. Non può essere. Pazzesco. Ti uccide prima, è sicuro. Sì, questo è probabile. Ma proprio la domanda è: tu come fai? A questa domanda rispondi dopo lo stop and go. Eccoci tornati in diretta e allora subito spazio alle considerazioni di Umberto Chiariello. Il dito nuovo, il punto sul calcio italiano di Umberto Chiariello. Calcio italiano che non si ferma senza soluzioni di continuità. Neanche il tempo di rimanere a bocca aperta estasiati dalla prova di forza del Napoli di Spalletti, che ieri sera si è preso di prepotenza la testa della classifica, che già oggi si scende di nuovo in campo per il turno infrasettimanale, un turno spalmato su ben tre giorni, martedì, mercoledì e giovedì. Al martedì c'è un prologo fantastico. Non solo un Atalanta-Sassuolo dove Sassuolo si è anche un po' rotto le scatole di fare da vittima sacrificale, e Dionisi l'ha detto chiaramente, e l'Atalanta non vive proprio un momento migliore, per cui non è una partita da risultato scontato sulla carta, poi magari finisce 3-0 perché nel calcio tutto può accadere, nessuno ieri
avrebbe immaginato una prova di forze così devastante del Napoli. Sì, la vittoria, ma una prova così, neanche più stretti parenti dei calciatori stessi probabilmente l'avrebbero pensata. C'è un Bologna-Genoa, che è una partita tra quelle meno interessanti, tra due squadre che francamente avranno poco da chiedere a questo campionato. Certo, il Bologna reduce da uno scoppolone pazzesco, deve trovare l'orgoglio, il clima è teso in quel di Bologna, il Genoa è un po' altalenante, vince a Cagliari, perde in casa, insomma è da vedere, ma la partita delle partite è in questo turno di campionato sicuramente Fiorentina-Inter, perché poi al mercoledì giocheranno Cagliari-Empoli, che è uno scontro salvezza, col Cagliari che vuol mettersi in sicurezza da subito, l'Empoli che dopo aver vinto a Torino con la Juventus i troppi complimenti si è smarrito completamente, c'è un Milan-Venezia che sinceramente è uno di quegli uno fissi che fanno tremare le schedine di una volta, perché se sbagli quella sbagli la chitarra di ogni scommessa, insomma sono quelli che fanno fare i 13 miliardari di una volta quando la squadra di casa toppa una cosa del genere, ma sinceramente Milan-Venezia è pronostico pressoché chiuso. E poi c'è Salernitana-Verona e Spezia-Juventus, e su Salernitana-Verona la dobbiamo dire chiara, è la campanella dell'ultimo giro per Castori ed è l'ultima chiamata per dire siamo in Serie A, perché se la Salernitana non fa punti manco col Verona, che reduce da una partita pazzesca col nuovo allenatore Tudor battendo la Roma un quarto d'ora del secondo tempo meraviglioso, e beh, se la Salernitana non fa punti manco col Verona, non muove la classifica, diventa una stagione tragica e Castori non ha neanche le 8 ore, non dico gli 8 giorni, che si concedono alle Colf. Quindi è un po' ultima spiaggia Spezia Juventus, e attenzione, lei oggi sarebbe retrocesso, 2 punti su 12, se non fai 3 punti al picco della Spezia, signori, qua non è crisi conclamata, è di più, è qualcosa di epocale, perché sarebbe la peggiore Juve degli ultimi 60 anni. E poi al giovedì ci saranno un Roma-Udinese, dove la Roma si deve leccare le ferite e ripartire contro una squadra che comunque è una squadra tosta, Udinese, anche se Napoli ci ha passeggiato sopra letteralmente. E giovedì poi ci sta un Torino-Lazio, con una Lazio che è una squadra in questo momento in cerca d'autore, perché dopo tanti anni 3-5-2 ha una crisi di rigetto verso il 4-3-3 sarriano, e invece il Toro ha già un'anima Toro alla Juric che si sposa benissimo con quella Toro, l'anima Juric e l'anima Toro sono pressoché identiche. E poi c'è Sampdoria-Napoli, lì la capolista sarà chiamata a rispondere certamente al Milan, vedremo l'Inter, che sono le più veloci e vicine inseguitrici. Ma Fiorentina-Inter, appunto. La Fiorentina vuole entrare nel consesso delle 7 sorelle, o scalzando qualcuna o aggiungendosi a un bomber che sta diventando importantissimo come Vlahovic, a un allenatore bravissimo come Italiano che ha cambiato il volto della Viola, ha un presidente molto ambizioso che sta spendendo, e Simone Inzaghi è chiamato a miracolo mostrare, nel senso che dopo i 6 gol facili dati al Bologna deve dimostrare che questa Inter non è da meno dell'Inter cattiva, feroce, brutta, sporca e cattiva, quella sporca dozzina di uomini di Antonio Conte. E quindi già oggi avremo una prima risposta su chi potrà veramente lottare per lo scudetto, inserirsi nel vertice delle prime in classifica, Fiorentina annessa, e giovedì avremo poi la risposta ulteriore del Napoli, che se certamente dovesse anche passare a Genova dopo aver tracciato Udinese, ragazzi, al campionato arriverebbero degli squilli di tromba azzurri da paura. Poi tra un po' parliamo del confronto Gattuso Spalletti, perché c'è Massimiliano Gallo che ha scritto delle cose straordinarie. Tra una decina di minuti, adesso via vai Campania e poi torniamo sui fatti di Udine. Caro Umberto, il mio disappunto per non avere in diretta con noi il collega del Messaggero Veneto.
noi, cioè, credimi, sono stato veramente molto educato e mi avrebbe fatto molto piacere poter dialogare con lui su questo titolo. Non c'è spazio per l'ironia. Non c'è spazio per l'ironia. Poi sì, nel il testo però. No, nel pezzo non si fa riferimento a cori di discriminazione. Cioè, si nel pezzo dice così, quando parla di quelli, allora, al di là del fatto che scrive una partita è fatta anche di numeri, non solo sul campo, alle 20:04 arrivano i temuti ultras del Napoli. Sono quattro gatti stavolta, quindi i temuti ultras del Napoli sono quattro gatti stavolta. Chi si aspettava il settore ospiti pieno, per la metà si intende, viste le norme anti-Covid, resta deluso. Poi, il divieto d'accesso ai non residenti in Campania ha decimato la curva A napoletana. Chi è arrivato dal Triveneto per tifare il club azzurro era fuori, in curva sud, dominata dalle presenze avversarie. E poi, tutto il resto di quanti ci sono stati allo stadio e così via. E poi, peccato solo che i numeri ci mettano di nuovo lo zampino. Al terzo gol esplode tutta la gioia napoletana, così come la rabbia sull'altro fronte. O Vesuvio lavali col fuoco, ai noi, materiale per il giudice sportivo. Incrociate le dita per 24 ore, dovrebbe arrivare solo una multa. E poi il titolo è "Non c'è spazio per l'ironia, multa in arrivo dal giudice". Né nel titolo né nel pezzo si stigmatizzano o condannano questi cori. Ripeto, io, il collega del Messaggero che si chiama Pietro Oleotto, ho provato a contattarlo, ma ha detto che non gliene fregava niente di intervenire in questa trasmissione. Noi ne prendiamo atto. Angelo Forgione, buongiorno. Buongiorno a voi tutti. Allora, Angelo, niente, tutto a posto, va bene così, 10.000 euro, e poi la prossima volta riprendiamo a lavarci col fuoco, giusto? Va bene? Ma... E non fare ironia, però, della... per favore, smettila. Vabbè. No, ma lui fa bene, Umberto, ma nel senso, perché chiaramente tutta questa situazione ha un escusso storico, no? Che dovremmo anche raccontare, perché poi le istituzioni calcistiche italiane si sono adeguate alle indicazioni dell'UEFA nel 2013, non bisogna mai dimenticarle queste vicende. Nel 2013 fu proprio l'UEFA a chiedere maggiori sanzioni contro certi cori di discriminazione, non solo razziale ma anche territoriale, e la FIGC fu costretta ad adeguarsi, dopodiché poi c'è stata una resa delle istituzioni, perché siamo passati dalle sanzioni gravi, cioè addirittura dai punti sottratti in classifica, poi il successivo passaggio è stato quello della discrezionalità dell'entità del coro, ve lo ricorderete, no? Quindi il giudice sportivo non solo poteva decidere se comminare un'ammenda o una sanzione di punti, ma doveva decidere in base all'entità del coro, quindi se erano 10 persone, 20 persone, 30 persone, lo doveva decidere lui se era grave il coro, se lo sentiva tutto lo stadio, se lo sentivano le persone a casa, quindi non c'era più la certezza, ma c'era una discrezionalità. Poi è stata cancellata anche questa discrezionalità, perché si è passati dalla cancellazione, stiamo parlando chiaramente del codice di giustizia sportiva, articolo 11, queste sono cose scritte nella storia della giustizia sportiva italiana, e quindi poi si è passati dalla discriminazione territoriale alla discriminazione etnica, quindi si è passata dalla confusione, anzi si è arrivati alla confusione totale, perché la discriminazione territoriale chiaramente implicava una differenza regionale, e invece poi la discriminazione etnica ha un concetto molto più ampio che cancella qualsiasi discussione nell'ambito dello stesso paese. E oggi siamo arrivati a una totale retromarcia, quindi ammende, sanzioni che non significano niente, perché insomma chiaramente i tifosi possono fare ciò che vogliono, poi a pagamento delle società, dopodiché di che cosa stiamo parlando? Umberto? È stato documentatissimo, ha detto tutto, che ci devo aggiungere? Che se dico che sei peggiore Tom Verde fam della storia, è ironia, io dico la verità, questo è un altro discorso. No, io direi, non fate dell'ironia, poverini, sono stati puniti per aver fatto ironia, sì ragazzi, dai, ragazzacci. In effetti ancora che ve la prendete. In effetti è veramente triste.
è veramente è un coretto, ma è una questione, dai, è una questione culturale, non si può risolvere con le punizioni, il metodo appunto è ridicolo, Angelo è gli dai 10.000 euro di multa, io l'ho detto al giudice d'assise prima, ho detto il cancro lo puoi curare con l'effetto placebo, si cura il cancro con un bicchiere d'acqua o con la chemio, fammi capire come lo curi, ammesso che ci riesce a estirparlo un bubone, come lo curi? Col brodino? No, non lo curi in questa maniera qua, lo curi chiaramente con una questione culturale che fa parte del sistema paese. Dagli due turni di squalifica allo stadio e cominciamo a vedere. Poi dopo entriamo nel discorso però della responsabilità nei confronti dei tifosi. Però dopo entriamo nel discorso complicatissimo della responsabilità oggettiva, perché poi voglio capire perché il povero club deve pagare per l'imbecillità dei tifosi. Ma infatti, perché poi in questo modo succede un altro fatto, che i tifosi ricattano i club dicendo se tu non ci dai biglietti gli ultra, noi ti facciamo squalificare il campo. Allora diventa veramente complicato, perché se della squalifica rendi ricattabili i club, se non della squalifica e della multa fai pagare solo al club. Invece andrebbe fatto quello che si fa a Napoli con lo schieramento a scacchiere eccetera eccetera, telecamere, individuazione dei responsabili e denunce penali con conseguenti azioni penali. Mi sembra assolutamente tutto, ma questo è il discorso che facevo prima, cioè il fatto che la repressione e la punizione non serve a nulla, quindi le società diventano, con la punizione, con la repressione grave estrema, le società diventano ostaggio dei tifosi, ecco perché poi hanno fatto questa, è stata fatta questa totale. Però la domanda che ti faccio è un'altra, ricordati che l'arbitro ha funzione anche di giustizia sportiva in campo. È vero. Perché Manganiello sente questi colli e non ferma la partita e minaccia di sospenderla? Qui si entra proprio nel campo della discrezionalità dell'arbitro, evidentemente poi bisogna poi ragionare su chi ha la sensibilità di capire che certi cori sono inaccettabili, intollerabili e chi invece lascia passare. Ha ragione, mamma, guarda che Umberto c'era. Hai detto una cosa sacrosanta. Io non ci avevo riflettuto su questo punto. No, ma poi ho saputo che tu non sai i fatti, perciò parli, sei ignorante. Il povero Manganiello c'ha problemi di udito. Manganiello, per me esiste un solo Manganiello. Vabbè. Chi era l'arbitro ieri? Come si chiama? Lorenzo Manganelli. E di dov'è? Di Empoli. E mo mi dai pure il codice fiscale, facendo il sabotino, dammi tutto. Non ce l'ho il codice fiscale della sezione di Empoli, nativo di Montevarchi, nato il 22 dicembre del 74. È più o meno delle zone di Maurizietto, Sol Maurizio, no? Esatto. Te l'ha detto l'amico del Sol Maurizio, quello con cui parli tu, della ciccia, di quelle mammagna fa, dice, c'ha problemi di udito. Sì. Dice che la CAN ha avuto una bolletta, una parcella dai medici, dagli otorini, la cosa esagerata, perché sono tutti sordi, incredibile però. Sono sordi questi arbitri e ti saluto, dai, rapidissimo andiamo. E sono sordi, sì, vai, perché fanno che devono sentire. Fammi sentire Angelo. La maggior parte, anzi quasi tutti, sono sordi, perché queste cose danno molto fastidio a chi sta nella stanza dei bottoni e quindi si preferisce evitare piuttosto che poi andarsi a scontrare con chi poi dopo ti dice potevi evitare di creare un problema insomma, e sono punti in meno sulla carriera arbitrale. C'è un arbitro sospese che era Napoli, che poi partita sospese quell'arbitro lì. Sampdoria Napoli. Ma che fine ha fatto quell'arbitro lì? Domani lo chiamiamo Claudio Cavillucci. Che fine ha fatto Cavillucci? Cavillucci ci può dare delle risposte. Domani lo chiamiamo. Anzi Angelo, facciamo così, casomai domani ti richiamo e vediamo se Claudio è disponibile, facciamo e cerchiamo di capire. Perché guarda caso, sarà proprio uno scarso. Cavillucci ha tante risposte. È zombato solo lui. Vabbè, t'abbraccio Angelo, grazie come sempre. Ciao. Buon pomeriggio, ciao amico mio. Ciao. Grazie ad Angelo Forgione. Pochi secondi, stop and go e ripartiamo. Rieccoci tornati in diretta. Allora, questa è una trasmissione. Sì, però ho fatto un'indagine. Che è successo? Pure tu hai bisogno di un buon medico. questo non è la novità, parliamoci chiaro. No, andiamo montano, dove sta la notizia? Qual è lo specialista per
Lo specialista necessario per Giordano. L'esorcista, secondo Montano, l'esorcista, l'esorcista. Ma come, io lo volevo per Ospina. Volevo che l'esorcista facesse con Ospina. Vabbè, ma io devo andare, esci da questo corpo da Gattuso. Io devo andare da Massimiliano Gallo. Che vuoi fare? E appunto, lancia questo tema, perché nel Napoli hanno capito tutti che hanno cambiato allenatore. Ospina si è trovato in Sud America, eccetera, trasvolato oceani, che ne ha dormito, poverino, ha fatto un sacrificio enorme, un grande professionista, chapeau, per carità di Dio, però non ha capito che l'allenatore è cambiato. E allora gioca ancora in maniera gattusiana. Io vorrei l'esorcista, fa esci da questo corpo Gattuso, basta con sti piedi che ci fai morire collera, no, basta. Ieri guarda, mi ha fatto un infarto, eh? Allora Massimiliano Gallo, buon pomeriggio. Ma Massimiliano, ci sei? Ci sei? Buongiorno. Massimo, buongiorno. Massimo, ti devo far sentire una cosa bellissima. Ho letto di un giornalista importante che ha detto che Spalletti va bene perché sta sfruttando il lavoro di Gattuso. Io sono stato un quarto d'ora sotto la sedia scombisciato, nessuno mi riusciva a alzare per il mio peso. Hanno chiamato il Bobcat per alzarmi. Ma come vedi, questa trasmissione va sempre peggio. Certo che l'inizio di Spalletti è una brutta botta per i gattusiani. Come la vedi? Ma il cerchio magico si è sciolto poi? Sì! Oh! Si è liquefatto! Si è liquefatto! Non solo si è sciolto, ma di fatto loro orwellianamente dicono che non è mai esistito. Stanno andando negli archivi e stanno ripulendo gli archivi. Tutti quegli archivi non sono mai stati scritti. Nulla è mai stato detto. Stanno riscrivendo la storia. Ma parliamo dell'oscurantismo. Perché tu hai parlato di oscurantismo? Ma perché noi eravamo arrivati a un momento in cui il Napoli ha perso due Champions consecutive, non si è qualificata alla Champions, e sembrava sempre che questo allenatore non poteva mai essere messo in discussione. Era una sorta di divinità. Anche se le cose andavano male, lui per noi faceva tantissimo. Cosa avrebbe potuto fare di più Gattuso per noi? Guardate che anche l'ultima partita di campionato, tutto quel battage che c'è stato, di fatto ha eliminato il processo a Gattuso, perché era colpa di tutti tranne che di Gattuso. I giocatori non hanno voluto vincere, De Laurentiis non ha voluto dare il premio, Chiariello che faceva polemiche. Possiamo mettere dentro anche Chiariello? Pensiamo che tra Chiariello che ci sta sempre bene. C'è qualcuno che ha scritto che se la stagione è andata male è colpa mia, eh? Magari, dire, sarebbe bellissimo. Che veramente l'hanno detta. Poterti accusare di tutto sarebbe bellissimo. Cioè, l'unica cosa pensata è che anche nella partita clou contro una squadra decisamente più debole, il Napoli ha mostrato i limiti che ha mostrato per tutto l'anno e mezzo con Gattuso, lui ha stancato il processo. Diamo conto che il Napoli all'Ester ha pareggiato 2-2. Noi venivamo da due anni in cui non abbiamo superato un turno eliminatorio. E passi per il Barcellona, anche se il Barcellona più scarso degli ultimi 10 anni, in quel momento, poi dopo è diventato forse ancora più debole, siamo usciti con Granada. Abbiamo perso la Champions contro la Juventus più debole degli ultimi 15 anni. E questo è l'oscurantismo. Cioè noi arretravamo sempre, ci indebolivamo progressivamente, però non potevamo mettere, era questo personaggio, non si poteva mettere in discussione, perché l'unica cosa veramente forte che ha sempre avuto Gattuso è l'appoggio mediatico, cosa che non ha mai avuto Spalletti. Spalletti invece, poverino, è un grande allenatore, però ha subito tantissimo, cioè la marea di Totti, lo tsunami Totti lo ha praticamente affossato, che molti per la serie di giudizi, diciamo la verità, poi alla fine questo è il punto. Giudizi di campagna di comunicazione meravigliosa, orchestrata sulla didattismo. Quindi l'oscurantismo, l'epoca delle tenebre è finita, lo possiamo dire. Max, dove sei? Che ti sentiamo male? Dove sei? Vabbè, recuperiamo Gallo. L'hanno oscurato, scusa, so che oscurantismo è. Eh?
Ho sentito per un anno e mezzo. E il mio fegato si faceva le crocette sopra. Io che non bevo, a differenza tua. Ma non mettere la cirrosi epatica, ho sfiorato. Ma non mettere sempre queste cose in mezzo. Io sono l'ultima volta che ho bevuto. Che chiamo Rita per dire quanti pronti soccorsi ti ha fatto a te, gli amici tuoi che stavate buttati con un occhio che non vedeva l'altro? Vogliamo parlarne? Vabbè, ma non è necessario, possiamo anche farne a meno. Non è necessario. Vogliamo parlare che in due vi fate 5 litri di birra con niente, forse perché siete degli sciamannati? Andiamo. Allora, io per un anno e mezzo ho sentito, ma cosa poteva fare Gattuso con una squadra così? È già tanto quello che sta facendo, ma sta facendo miracoli, povero Gattuso. Per fortuna noi abbiamo un presidente che, contrariamente a quelli che lo buffano di improperi, epiteti. Da prenditore a pappone, prenditore non imprenditore, ragioniere, ma di tutto di più, de papponis, c'è un magistrato che ha raccolto tutti gli epiteti con cui è stato chiamato De Laurentiis col de questo, de quello, giocando sul suo cognome, che dice che potrebbe pubblicare un tomo di 380 pagine, tanto per dire quante gliene hanno dette. Invece quest'uomo è di una lucidità pazzesca, ha capito in tempi non sospetti che con Gattuso non si può parlare, quindi l'ha lasciato cuocere nel suo brodo, sta applicando una vecchia massima napoletana che dice: o pulpo se cuoci dall'acqua sui. Primo. E infatti ha messo in silenzio stampa, ha evitato ogni discorso, ha evitato, perché tanto con Gattuso lui le fa come i pazzi. Tu più gli dici stai buono, calmati, e chi più strepita urla, perché sa di avere una forza mediatica impressionante, che manco un Ancelotti. Impressionante. Il pronto soccorso dei suoi amici e amichetti da giornali ed ex calciatori, salottieri, televisivi, è stato impressionante. A un certo punto però il signor Aurelio De Laurentiis si è un po' rotto le scatole, pur nel silenzio generale, alzate il telefono e a qualcuno di Sky che conta, che è anche juventino perché è il direttore della testata giornalistica sportiva, Federico Ferri, gli ha fatto un paiolo così, dicendogli: ma dovete smettere di far passare questo per un badeterno, questo mi sta affossando, non capisce niente. Allora, eccetera, dopo questa eccetera, meravigliosa eccetera. Interpretazione di Aurelio De Laurentiis, io tornerei da Massimiliano Gallo. L'avrei fatta in romanesco, mi riesce molto bene l'imitazione. Massimiliano, vuoi invitare Umberto a cena per sentire le sue imitazioni? Certo, sicuramente. Anche bene. Te veramente. Alessandro Montano, con cui parleremo di Sarri. Con cui parleremo di Sarri. Tieni conto, Max, che non siamo riusciti ancora ad andarci a mangiare una pizza assieme, io, tu, Chiariello e Montano. Questa è una cosa triste. Quindi l'assunto finale del signor De Laurentiis, qual è stato? Dice: ma quale miracolo di Gattuso dobbiamo ringraziarlo? Quello ci sta affondando. Io mo cambio allenatore a fine stagione, ne piglio uno veramente bravo. Con la stessa squadra scommettiamo che facendo volte meglio, puntuale, puff, e mo questi si mangiano il limone, però zitti, non parla più nessuno. Non parla più nessuno. Gallo, parla di. No, allora, quello che stavo dicendo forse si è perduto, che non solo eravamo nelle tenebre, ma noi dovevamo anche ringraziare, perché sembrava sempre che lui ci stesse salvando da qualcosa. Avete presente quelle condizioni di violenza psicologica che in genere ci sono nelle coppie, in genere le donne subiscono queste forme di violenza psicologica, per cui lei si sente sempre in colpa, anche se fondamentalmente non fa niente, e lui è il salvatore. Ecco, noi con Gattuso eravamo in questa condizione, anche perché mediaticamente lui, ma ancora oggi la Gazzetta dello Sport scrive che inspiegabilmente Gattuso è senza panchina. Io vorrei farsi immediatamente notare che i tifosi della Fiorentina dovrebbero andare a scendere un cielo, perché saltato Gattuso, loro hanno preso un allenatore italiano di nome di fatto. Penso, ma che è Gattuso italiano, e insomma con cui stanno andando molto bene. Poi invece per Spalletti faccio l'esatto contrario, però su De Laurentiis io devo dire una cosa: ha i suoi meriti. Però De Laurentiis è anche l'uomo che ci ha portato Gattuso, questa resta una macchia
nella sua presidenza. Umbe, se dico a Max che anche l'uomo che ci ha portato Ancelotti, secondo te si arrabbia? Non mi ruba la battuta, perché io su questo non sono d'accordo con te. No, perché portare Ancelotti era un atto dovuto. No, ma tutti quanti noi abbiamo esaltato l'arrivo di Ancelotti. Nessuno se l'ha esaltato. Ancelotti ha fatto male, io non lo posso imputare al presidente. Esatto. Forse il presidente ha contribuito a far male ad Ancelotti, perché gli ha consegnato un po' una polveriera nello spogliatoio, perché c'erano troppi giocatori a scadenza. Quando c'è troppi giocatori a scadenza, lo spogliatoio non è facilmente gestibile. Questo è l'unico alibi che concedo ad Ancelotti. Ora lui ha capito questo, quelli a scadenza li ha mandati via, ha già chiarito a chi sta a scadenza quest'anno, Mertens e Gulam, che non c'è nessuna possibilità di rinnovo, quindi stessero tranquilli e buoni. C'è solo una rogna da risolvere molto grave, che è Insigne, il quale però sta togliendo le castagne dal fuoco con un comportamento esemplare. Casa e lavoro, punto. Gioca e sta zitto, nessuna polemica. Vabbè. Il suo procuratore ha scelto il basso profilo, quindi quella che era la bomba, i comportamenti l'hanno disinnescata in qualche misura. Però quest'anno l'ambiente è molto più sereno rispetto a quando c'erano Mertens in scadenza, Gagliacon in scadenza, Zielinski e Fabio, cioè parecchi di problemini. Max? Là c'era anche il problema di una gerarchia che ormai era consolidata e per certi versi obsoleta. Ma un altro aspetto positivo secondo me di Spalletti è che Spalletti ha tolto un po' di responsabilità in Italia. E di fatto Spalletti ha eletto Koulibaly leader del Napoli, diciamo la verità, e secondo me ha fatto bene sia per Koulibaly ma soprattutto per Insigne, perché Insigne non lo regge il peso della responsabilità di essere l'uomo cardine di una squadra. Non ce la fa, Insigne è una ciliegina su una torta, ma non può essere la torta, perché lui non la regge questa responsabilità. E questo secondo me è stato molto bravo Spalletti, ha individuato immediatamente il leader e lo ha individuato in Koulibaly, perché lui ogni conferenza parla di Koulibaly. Poi Insigne è un ottimo calciatore, ma sono due cose diverse. Max, grazie, come sempre, un abbraccio. Grazie a voi. Grazie, ciao, a voi. Ciao, grazie a Massimo. Grande Max, come sempre, bravo, tranne Ancelotti, voglio dire. Tranne Ancelotti, molto bene, molto bene. Detto questo, io non so nemmeno chi c'è in realtà. Chi c'è? Indovina. Che meraviglia. Palesatevi. Pietro, come stai, amico mio? Che è stato, mo? Tutto bene, ragazzi, voi? Come bene, bene, bene. Ma 0-0, quarto pareggio consecutivo per l'Avellino. E quando diciamo pareggi di acuta c'è un motivo, evidentemente. Quattro pareggi in quattro partite per questo Avellino, che non si sblocca neanche a Monopoli, attacco ancora a secco, ancora un palo per l'Avellino, preso in apertura dal solito Canutè. Di Gaudio è partito titolare contro ogni pronostico, giocando anche 86 minuti di partita, però niente da fare. Avellino che ha giocato una buona partita, ha dato anche una risposta al suo allenatore, che si aspettava qualcosa di più dopo la fallimentare uscita in Coppa Italia. Però ad esempio, cioè, adesso mancano soltanto i punti per questo Avellino e per questa classifica, che stenta a decollare con il Bari che ora è in testa proprio insieme al Monopoli. Bene così, ovviamente, Pietro, tutti gli approfondimenti tra qualche secondo nel pomeriggio da Supereroi. Grazie e buon lavoro a te. Grazie a voi, buon lavoro. Grazie a Pietro De Concilis. Per quanto ci riguarda, ovviamente, speciale Napoli, che ripartirà dal tuo amico Paolo De Paola. Umbè, mi ha detto, puoi dire ad Umberto che io sono stato l'unico che sosteneva che il Napoli può lottare per lo scudetto? Ho detto, vabbè, Paolo, non ti preoccupare. Sentiremo anche Fulvio Marrucco, l'agente di Rachmani. Oh, e poi c'è Guido Clemente di San Luca, non so se è poco. Dimmi se è poco. Vabbè, pochi secondi e ripartiamo. Rieccoci, tornati in diretta. Allora, al telefono con noi c'è l'unico giornalista che aveva detto: guardate che questa squadra può lottare per lo scudetto. A differenza di Chiariello, che profetizzava sventure per il Napoli con l'arrivo di... Ma quando mai? Ma questo è bugiardo forte. Non profetizza. Ma io ho sempre detto, quest'uomo è fortissimo, basta che ha un buon allenatore e si toglie il palo della luce che ha portato, allora, lui, tra parentesi. Paolo De Paola, buon pomeriggio, direttore.
Ciao, ciao Carlo. No, però sono testimone di una cosa, che i giudizi dati inizio stagione, apprezzo quello che ha detto Marco, ma i giudizi inizio stagione presagivano un Napoli in lotta per la Champions, per un posto Champions. Non ho sentito molti giudizi. Io ho la griglia a Canale 21 pubblicata dove ho messo il Napoli secondo dietro all'Inter dicendo che non credo nell'Inter. Non so se sono stato chiaro. Siamo tra i pochi. Io ho detto appunto che secondo me è candidata ancora quello scudetto, soprattutto avendo conservato. Non conosco, scusa, parlo spagnolo, non conosco questa parola, non la puoi dire a Napoli, non si dice. Bravo, fai bravo. Ma è già successo. Parla di quel triangolino a tre colori. Non si dice. Vabbè, non lo diciamo. Vai, Paolo, libera. Diciamo che è conveniente, usa la parola che usano le persone edotte, belle. Tu sei un intellettuale, Paolo. È competitivo, si dice così. Oggi in termini moderni si dice è competitivo. Il Napoli è competitivo. Competitivo per il titolo, possiamo dire così. Sì, ecco. Questo lo puoi dire. Beh, allora mi piace, vedi, è già diventa più elegante. Marco, posa le mani, mettile sul tavolo. Non sto facendo niente. Non sono scaramagnoli. Guarda, ti posso dire una cosa, che se tu vai a vedere le statistiche, una squadra la quarta giornata con due punti di vantaggio, che fine ha fatto? Quante volte è arrivato al puntini? Per vedere delle cose io aspetto Genova. Vabbè. E uso la vecchia dicitura del hic rodus hic salta. Siamo università pura proprio qua. Mamma mia. Senti, ma io posso dire un'altra cosa? Vai. Ma mi date anche, come dire, conto, merito su quanto avevo detto su Spalletti, che lo conosco dell'esperienza milanese, ma anche precedentemente, che è un grande risanatore di menti e di società e di conflitti, perché lui i conflitti li risolve, non ha paura di affrontarli, li ha affrontati con Totti, che è stato, devo dire, abbastanza squallido nella risposta sia sua sia della moglie sia dello sceneggiato che hanno fatto, tant'è vero che non ha avuto successo, e sia per l'Inter la vicenda Icardi e gli altri, come dire, ribelli, è uno che va a sperare la situazione senza trascurare l'aspetto sportivo e competitivo della squadra, tutt'altro, è un signor allenatore Spalletti. Adesso magari sarò smentito dai fatti da qui a 3-4 giornate, però sono abbastanza sicuro, perché comunque ha una, come dire, una tenuta e una capacità di tenere il pezzo e tenere la squadra a un certo livello che è unica nel suo contesto di allenatore, cioè veramente particolare Spalletti, quindi non lo celebro solo adesso, l'ho detto già prima tante volte. Ho capito. Senti, ma sai, Spalletti secondo me non ha mezze misure, nel senso che è uno che o ingrana o non ingrana, ma non fa mai così. Da Spalletti non hai mai avuto nella sua carriera, basta guardare le sue annate, lui non ha mai avuto mezze misure, o ha fatto bene o non si è trovato bene. Spalletti fondamentalmente, io me lo ricordo all'esordio con l'Empoli in Serie A, venne a Napoli e mostrò un calcio bellissimo. Quando è andato all'Udinese ha mostrato un calcio bello e produttivo, perché l'Udinese lo Spalletti ha fatto bene. Spalletti è stato tormentato da Zamparini, era una delle vittime di Zamparini al Venezia, era una cosa atroce quello che gli faceva Zamparini, è stato forgiato da Zamparini, che tutte le angherie che ha dovuto subire. E andatevela a guardare, io me le ricordo le cose che gli combinava Zamparini a Venezia. Però lui poi a Roma, il primo ciclo di Spalletti, io dico che dopo la bellezza del Napoli di Sarri, parlo in termini di pura estetica del calcio, la Roma di Totti e Perrotta era una Roma che giocava un calcio stupendo. Alla stessa Roma del secondo Spalletti, la presa che stava andando male l'ha portata al secondo posto. L'Inter, che non prendeva la Champions da anni, lui l'ha portata in Champions, pur giocando male. All'Inter giocava male. Però
il risultato l'ha fatto. Quindi questo è un allenatore che dà ampie garanzie e spesso anche spettacolo. E la storia parla. Gattuso chi era? Non lo vogliono nelle società. Sai perché? Perché ha difficoltà con i rapporti con i dirigenti. Guardate, lui, io infatti mi meravigliai all'Inter, no? Ed è proprio, lo chiesi a Marotta, dice, ma scusa, ma perché abbandonate Spalletti che sta facendo così bene? Perché aveva appena risanato lo spogliatoio, aveva indicato i quattro reietti, chiamiamoli così, Nainggolan, Perisic, lo stesso Andanovic per certi versi, Icardi, aveva risanato quella situazione, aveva condotto la squadra anche in Champions, come hai ricordato tu, e poi lo ha allontanato. E lui dice perché metteva troppo becco nella società, perché diceva cose anche contro la società, e poi si sono presi conto che ha detto di tutto contro la società. Mamma mia, quello che ha fatto Conte. Quello che ha fatto Conte. Anche perché poi su Conte, perdonami Paolo, su Conte il giudizio onestamente non può essere del tutto positivo. Io non discuto, anzi sono un grande stimatore dell'allenatore Conte, anche se non mi piace proprio il suo calcio, sia chiaro. Però io sono convinto che Conte è un valore aggiunto, perché è uno che insomma riesce a fare bene con le squadre che prende, cioè, si vede la sua impronta, è un valore aggiunto. Però è anche un rovina società, uno sfascia società, perché uno come Conte, che per vincere ti fa prendere Kolarov, Vidal, Sanchez, gente a 7, 8, 6 milioni netti, così, che non ti servono a niente. Dopo tu passi, sì, hai vinto uno scudetto, ma hai lasciato macerie economiche impressionanti. Sai che è la versione moderna di Capello, hanno la stessa testa, rabbiosi e comunque pretenziosi con i giocatori, nel senso che vogliono i migliori giocatori. Infatti anche la Roma di Sensi e di Capello, che Capello condusse allo scudetto, beh, insomma, poi da lì in qualche modo declinò, chiaramente, per quelle pretese che aveva lo stesso Capello. Capello dovunque è andato, per carità, ha fatto benissimo come Conte, però ha sempre voluto le migliori squadre, i migliori giocatori, chiamali fessi, per carità, però sono così, sono questi allenatori che vogliono e pretendono il meglio, senza minimamente derogare o adattarsi alle situazioni. Perché? Perché principalmente ci tengono a fare bella figura per se stessi, cioè quello che conta principalmente essere se stessi, un po' come dire la versione di allenatori di Ronaldo da giocatore, è più o meno la stessa logica, ci tengono a se stessi. Senti Paolo, per salutarti, ma in questo momento Spalletti è il miglior allenatore che c'è in Serie A? Ma guarda, posso dirti la verità, secondo me meglio del Napoli gioca il Milan, anche se devo dirti la verità, ieri sera contro l'Udinese è stato veramente spettacolare il Napoli, cioè non ha sbagliato nessun, cioè no, nessun, ma poi giocatore... ripeto, cioè l'Udinese inizialmente ti aveva bloccato, cioè aveva trovato le chiavi per mettere la Museruola al tuo calcio, spostando l'asse della regia sulla sinistra. Ma voi mi dovete dare Anguissà in qualunque, cioè è un giocatore, ma non spero che appunto continui nel rendimento, ma Anguissà è stato eccezionale. E poi Lorenzino Insigne, che l'ha iniziato con... Ti posso dire che si sta parlando poco della partita che ha fatto Mario Rui. Mario Rui è stato determinante per far uscire il Napoli dal pressing dell'Udinese. Si sta parlando poco della partita di Mario Rui. Certo. Comunque poi guardati la linea, diciamo, centrale, no? Koulibaly, Anguissà, Osimhen. Cioè, sono tre colossi che fanno calcio. Bello. Cioè fanno impressione, cioè fanno anche fisicamente impressione. Cioè è una cosa unica sto Napoli. Comunque devo dire, il Milan è quella che finora mi ha impressionato di più come gioco, come caparbietà, recupero di palla, intensità. Però ecco, le squadre di Pioli poi alla fine si sgonfiano sempre un pochino. Invece quelle di Spalletti solitamente vanno in crescendo, perché sa gestire meglio il campionato. Quindi è interessante questo confronto. Il Napoli sta lì come qualità di gioco. Il Napoli è cresciuto molto, ha avuto partite un po' incerte anche contro la Juve, insomma un tempo così e un tempo così. Anche quella precedente, cosa era, col Genoa se non sbaglio? Sì. No, aspetta, con chi era? Sì, col Genoa. Sì, sì. Il 2-1, quello recuperato alla fine. Sì. Anche lì, insomma,
Esatto, bravissimo, con Petagna. Anche lì un po' incertezza e poi adesso, come dire, ha preso fiducia nei propri mezzi. Quello che ha detto Insigne, da Spalletti, che dice non è che ci chiede l'impossibile, ci chiede a ognuno di noi di dare quel di più che noi sappiamo di potergli dare. Ed è bellissimo questo, cioè mette ogni giocatore in condizione di dare di più, non integralismo negli schemi, nelle posizioni, in questo, in quell'altro. Gli integralisti stanno un po', come dire, cedendo il passo a questi allenatori che hanno invece più cultura generale, essendo state anche in posti diversi nel mondo, e che hanno la capacità di far esprimere al meglio i giocatori che hanno. Bene così. Paolo. Però qualcuno sta dicendo che le quattro partite di campionato non sono probanti, perché abbiamo giocato contro quattro squadre che lottano per la salvezza. Dai, smettila, fai il bravo. Smettila. Vabbè. 9 milioni di euro gli danno, 9 milioni di euro gli danno, netti, e ti viene a dire in conferenza stampa ho sbagliato i cambi. Una delle peggiori partenze della Juventus, però devo dire la verità, io dico che contro il Milan hanno sbagliato le titolazioni giornali, perché la Juventus è stata la migliore vista finora. Pensa e al contro resto. Il Milan è vero che ha rischiato di perdere per i cambi, per quello che vuoi tu, una difesa un po' troppo compassata, ma è stata una partita nella quale Allegri si è assunto delle responsabilità enormi. Cioè ha voluto dare una lezione a Chiesa, Kulusevski e De Ligt, come a dire guardate come si sta in campo, si difende e si attacca in 11, no, non ci sono giocatori incompresi qua, perché abbiamo Kulusevski che fa l'incompreso, Chiesa che fa l'incompreso, dice come sono campione europeo mi trattate così, De Ligt che dice io qua i ritmi, i tempi eccetera eccetera, ci sono tanti mugugni nello spogliatoio e Allegri sta intervenendo. Questa è la e il risvolto, diciamo, che c'è dietro le quinte della partita tra Juventus e Milan. Bene così, Paolo, un abbraccio, a presto. Un abbraccio a voi, grazie, un saluto. Grazie a Paolo. De Paola, allora, tra un attimo andiamo dal nostro amico Fulvio Marrucco. Boh. Ma l'hai chiamato l'esorcista? Calmati, dai, no, non possiamo chiamare l'esorcista, dovevo chiamare Guido oggi, ma chi ci ha chiesto di intervenire, voleva parlare, Guido. Scusami, scusa, Mondano ha chiesto l'esorcista per te. Ci trovavamo resto, per il risparmio aziendale, usavamo pure per lo spino, lo usavamo. Allora, che cosa ne pensa Chiarello di come Spalletti sta rilanciando Elmas? Poi, altro messaggio al 380-127-2000, comunque Meret sarà pure più forte di Ospina, ma con Ospina il reparto difensivo si sente più sicuro e questo è da tenere in considerazione. Che ne pensi di Lampo? Che non ha torto, è uno dei temi sul tavolo. Così come sono felicissimo di ritrovare tra i nostri ospiti Fulvio Marrucco, avvocato, buon pomeriggio. Buon pomeriggio a tutti voi e a te in particolare, Marco. Allora, ti devo subito... Oh, che è sta preferenza, ma voglio capire, ma mi gelosisco. Subito Fulvio, subito. Fai... Oh, carissimo, no, non sapevo che ci fosse anche Umberto. Eccoci qua. Marco, aparat, metti di secondo ordine, vai. Dietro. Umberto, siamo sempre in sintonia. Ecco. Però io e Fulvio, ieri sera, ti dico la verità, abbiamo litigato, Umberto. Perché? Ci siamo scambiati qualche mese. Avrei detto anche fregnaccia, perché Fulvio sì. Giuseppe non le può dire, perché volevo dire solo io tu. Adesso sto facendo una lotta contro tutti coloro che ogni volta guardano la classifica. Io sto soffrendo per non guardare la classifica. Per me la classifica adesso non si deve guardare. Ovviamente invece di godertela, scusa, goditela. No, non ce la faccio. Finché si può. Fulvio, scherzi a parte. Ieri prestazione straordinaria, parliamoci chiaro. Assolutamente. Ma manco la moglie di Insigne, non so, il papà di Erma, i più stretti parenti avrebbero pensato a una partita così dominante, così esagerata del Napoli. Fammi sentire me, oltre ogni più logica e rosea previsione. Fulvio. Io ho una mia teoria e quindi devo autosmentirmi quando cercavo disperatamente il terzino sinistro e non il centrocampista. Io credo che al di là delle grandissime qualità di Spalletti di questa squadra, l'uomo che abbia cambiato volto alla squadra è Anguissa. È un giocatore completo in quel ruolo, che ha liberato
Fabian da una serie di incombenze che a lui non competevano, e quindi anche Fabian sta giocando alla grande e ha quadrato completamente la squadra. Quindi chapeau a chi ha fatto questa operazione, perché ancorché io avessi ricevuto grandi ed ottime informazioni su questo giocatore, io veramente vedo che si è integrato nella squadra in una maniera pazzesca. E attorno a lui e attorno alle palle da lui recuperate, ecco, io ho definito su un post che ho fatto qualche tempo fa su Facebook l'erede di Bagni e di Allan. Non so cosa ne pensiate voi, erede di Bagni e di Allan. Beh, è qua, tocca a te. No, io in verità a me è successa una cosa un po' più spiacevole. Ho scoperto che ho il sonno complicato, per cui mi vengono a volte gli incubi. Allora mi sono svegliato all'improvviso tutto sudato e ho visto che in campo c'era un giocatore nero, debato, meraviglioso, e ho detto: mamma mia, Bakayoko Kurt sta giocando a pallone, ma allora esiste, no? Poi mi sono portato verso la panchina e ho visto che Gattuso aveva perso i capelli, e allora a quel punto ho detto: mamma mia, non urla neanche. Poi ho capito che era un incubo quello che avevo vissuto, che non erano mai esistiti, ma era solo un mio incubo notturno, un tal Gattuso, un tal Bakayoko, ma che in realtà il Napoli aveva Spalletti anche sa, perché è bastato questo per aprire un mondo. E per cui mi sono trovato a guardare la classifica e ho detto: ah, stiamo prima in classifica. Ma allora aveva ragione De Laurentiis quando diceva: mettiamo un allenatore bravo e questa squadra vola. Perché poi là si è portato via pure il pacco suo, sono andati via però pacco maggio tutti e due, capito qual è il problema? E quelli che hanno fatto da zavorra a questa squadra, Fulvio? Perché questo è Bakayoko, ma è Bakayoko buono quello che gioca, perché ci assomiglia proprio. Sì, in effetti sì, ci assomiglia. Io devo dire che questa è la versione meravigliosa di Bakayoko, che purtroppo l'anno scorso ci ha fatto penare in tante partite, e mi dispiace dirlo, ma io l'ho sempre pensato, c'è un ridimensionamento della figura e dell'operazione di Gattuso, che oggettivamente i giocatori sono molto più tranquilli in campo, sanno cosa devono fare, non devono essere telecomandati o urlati in testa in continuazione. E io credo che la parola chiave in questo momento sia equilibrio. Abbiamo un Koulibaly pazzesco, ormai il comandante lo chiama anche Spalletti, e intorno a questo giocatore il Napoli veramente sta volando, e a me piace pensare che non abbiamo ancora messo in campo tutte le nostre frecce che abbiamo nella nostra faretra, come Mertens, come Demme, come Lozano, che abbiamo visto ieri che ha fatto un meraviglioso gol, ma non è ancora quello dello scorso anno. Quindi abbiamo ancora probabilmente da migliorare. E continua. E non è ancora esploso, non è ancora esploso Osimhen come può esplodere in maniera fragorosa. Anche Osimhen. Io continuo a pensare che se avessimo portato a casa Emerson Palmieri, veramente dopo queste quattro giornate, ritenevo il Napoli veramente una delle due favorite alla vittoria finale. E non ti grattare, per favore. Ah, sto dicendo esattamente questo. Ma avete visto, mi conoscete, Marco, bene, mi conoscete. Ti ho già detto che si consumano, poi li devi buttare questi pantaloni. Allora, Fulvio, però torniamo seri per un attimo, prima di salutarti, anche perché so che è una giornata particolarmente densa di impegni, quindi non ti disturbo oltre, però so che è un tema sul quale sicuramente ti farà piacere spendere due parole. Juventus-Milan, il Milan e la Juventus si stanno impegnando in maniera congiunta, lo sta facendo soprattutto la società Juventus, la FC Juventus, ad individuare quei cretini che hanno insultato Mike Maignan, portiere del Milan, dicendogli che è un nero, vabbè, altre cose, quelle cose che si dicono alle persone di colore nel 2021. Li stanno individuando e li vogliono bandire dall'Allianz, questi signori che hanno fatto questi cori contro Mike Maignan, portiere del Milan. L'Udinese ha avuto 10.000 euro di multa per Vesuvio Lavali col fuoco, però non si hanno notizie, non arrivano di nessun tipo, e ho chiesto, non mi arrivano conferme,
che l'Udinese sta cercando di perseguire coloro i quali hanno fatto questi cori. Esistono discriminazioni e discriminazioni, cioè una discriminazione più grave, una discriminazione meno grave. È giusto che si faccia così, che si persegua chi parla, chi fa i cori contro Magnin, e che non si persegua chi fa Vesuvio Lavalì col fuoco? Ma io voglio aggiungere una cosa, perché mi è capitata una cosa strana. Io la partita ieri sera l'ho vista in un albergo di Roma dove c'era non c'era il commento, non so perché, ma si ascoltava soltanto il pubblico. Io il secondo tempo ho ascoltato di tutto, perché non è soltanto Lavalì col fuoco, al di là del tifo dei napoletani che è sempre ipercorretto, con noi siamo figli del Vesuvio, canzoni a favore del, canti a favore del Napoli, e quindi un incitamento leale. Io ho sentito di tutto, ci vuole solo il sapone, cioè più prendevano gol e questi più hanno detto di tutto. Probabilmente Vesuvio Lavalì col fuoco è la punta dell'iceberg. Io mi aspettavo un noto giornalista napoletano, italiano, commentatore di Sky, molto equilibrato, mi ha mandato dei messaggi durante la partita: qui ci vorrebbero 3 giornate di squalifica. Io non so perché in Italia non si prenda atto di una serie di problematiche enormi, e fin quando questi signori daranno 10.000 euro di multa alla società, noi questo grande problema non lo risolveremo mai. Io non mi meraviglio di quello che è stato scritto nel referto, perché vi assicuro che su 45 minuti 40 sono stati insulti nei confronti di Napoli e dei napoletani. Bene così, vabbè, ti annuncio, se ti fa piacere, domani seguo. Male così. No, male così. Comunque ti annuncio che domani intorno alle 13.30 sarà con noi anche Claudio Gavillucci, mi ha già confermato che sarà nostro ospite, che ne parleremo anche con Claudio, se ti farà piacere potrai ascoltarlo. Fulvio, grazie, buona giornata, buon lavoro. A voi, buona giornata. Grazie a Fulvio Marrucco. Stop and go, rapidissimo, e ripartiamo. Dov'è Chiariello? Se n'è andato, basta, ha deciso. Sono qui, maledetto te. Allora, adesso, se io ti dico... Ma l'hai chiamato esorcista? No! Dai, vabbè, dopo chiamiamo brutta pasta. Esci da questo corpo gattuso. Dopo. Ospina, esci da questo corpo gattuso. Allora, vabbè, dopo ci proviamo a chiamare l'esorcista, il nostro esorcista. Vediamo se lo vuole fare. Io chiedo. Detto questo, se ti dico Adrian Alià, adesso che cosa mi dici? Dai, chi è? Da dove l'ho preso? Dai, da dove l'ho preso? L'agente di Rachmani. Questo qui l'ho visto ad Antignano, al mercatino di Antignano. Tiene il bancariello con la frutta. Fa tutto quando vanno ad Antignano, fanno: Adrian, com'è la frutta oggi? È buona. Ma è il procuratore di Rachmani. E anche di Baci. Vuoi dire che il bancariello della frutta è di un albanese? Non è kosovaro. È kosovaro. Tutto è buono stesso, qual è il problema? Vabbè, detto questo, lo possiamo sentire. C'è qualcosa tu contro la frutta kosovara? No, io vorrei farti solo sentire il contributo, se posso. Posso. Sentiamo. Agente di Rachmani in esclusiva a Radio Punto Nuovo. Prima considerazione, evidentemente legata a Rachmani. Ieri ha trovato la via del gol, sta trovando tanta continuità con Luciano Spalletti. Un Napoli che ovviamente sta volando in alto in classifica, 4 vittorie, un pareggio bellissimo contro il Leicester. Ti chiedo, prima di parlare del tuo assistito, che sensazioni ti sta regalando questo Napoli in questa fase? Voglio dire prima di tutto che la squadra non ha cambiato tanto, questa è una cosa molto positiva. Dobbiamo capire che in calcio ci serve tempo di fare una squadra, può avere buoni giocatori, però fare una squadra non è facile. Certo che Napoli non ha fatto grandi cambiamenti, anche in situazione di fair play, anche tutto questo che è successo nel mercato di quest'anno dopo Covid,
Allora però hanno preso un allenatore che certamente c'è l'esperienza, la qualità per essere un allenatore che per vedere Napoli oggi dove siamo, e grazie a mister che ha messo, diciamo così, la squadra tutto a posto, anche mentalità, anche come vincere, così fa piacere vedere un Napoli così, che gioca a calcio, che è pericoloso, che sta bene, ci sente un'energia positiva. Proprio di Spalletti ti voglio chiedere anche a proposito della partita di ieri. A me ha impressionato la capacità di trovare tante soluzioni. L'Udinese ti creava problemi sul varco centrale, hai trovato subito un modo di fare una sorta di regia esterna che poi ha portato al gol propiziato da Insigne, e poi lo studio delle palle inattive. Insomma, è un Napoli che non solo subisce pochi gol, ma che allo stesso tempo ha tante soluzioni offensive. Condividi anche tu questa mia analisi, questo mio giudizio su quello che sta facendo Spalletti? Sì. Dobbiamo dire che la differenza fa la qualità di giocatore, e Napoli ce l'ha anche in difesa, anche in centrocampo, anche in attacco. Allora la qualità era lì sempre, così devi capire che la forza di una squadra, la parte diciamo così mentale importante, però è qualità differente in situazione. Allora con un allenatore ha messo tutto al posto, e mi piace, ho detto anche prima, quell'energia positiva si sente, che la squadra è unita, e sono risultati arriva, sono tutti di vincere la partita, però si deve parlare adesso di grandi cose perché è lontano ancora. Senti, a proposito di Rachmani, sta facendo un campionato, un inizio di stagione pazzesco, non solo il gol, anche tante ottime prestazioni. Inutile chiederti se adesso è lui il titolare o meno, anche perché non lo decido io, non lo decidi tu, lo decide Spalletti. Sì, però mi racconti lui che cosa ti sta dicendo. Sicuramente vi siete sentiti anche ieri dopo la partita. Ecco, che momento è il momento migliore della sua carriera, questo lo possiamo dire? Ma non voglio dire questo perché aspetto anche altre cose, forse un scudetto, non si aspetta qualcosa, che vince qualcosa. Però senti, Amir, giocatore da sesto, non avevo mai dubbio, non avevo mai dubbio, un livello, lui resta lì, e lui dà la garanzia squadra, la garanzia mister. È un giocatore che ogni squadra ha bisogno di un Rachmani, diciamo. Però devo dire una cosa, perché è sempre con Cristiano Giuntoli, e devo ringraziare lui che c'è un tanto rispetto per assolutamente Napoli. Ha cominciato da lì, io sapevo che lui va bene per Napoli, e così mi sente, lo vogliono bene quando arrivo e vado con lui a mangiare, camminare, allora tutti arrivano vicino. È un ragazzo fantastico, è uno che può giocare a tutti gli altri livelli, proprio che con il suo massimo, così da un anno e mezzo che sta, diciamo un anno, e allora lui negli anni prossimi fa ancora bene. Ti voglio fare un'ultima domanda legata invece a Toma Bašić, che ha avuto un inizio importante con la Lazio, una Lazio che sta avendo qualche difficoltà a metabolizzare anche il passaggio da Simone Inzaghi a Sarri. Come si sta trovando Bašić con Sarri, e quali sono le prospettive stagionali? Vedi, Toma Bašić è un giocatore assolutamente che ha qualità a giocare come nella Lazio, anche in altre squadre di Serie A. Noi abbiamo avuto anche Napoli che lo voleva giocatore, anche Atalanta era lì, sono due o tre altre squadre, anche Milan ci abbiamo parlato e queste cose. Però diciamo che ha bisogno di tempo, un giocatore che con tecnica, un classico, un mancino che ha un bel tiro a porta, qualità assolutamente, però serve tempo, adattazione. In Italia la prima volta è arrivato, allora dobbiamo aspettare un po' che ci mette come si dice di fare questo che un giocatore in Serie A ha bisogno. Allora ha bisogno un po' di tempo, però con Sarri, che è un grande allenatore, la Lazio c'ha qualità, sono due o tre risultati che non è che Lazio è uscito fuori dalla sua strada, e allora ci serve un po' di tempo. Però vedete, un giocatore veramente con tante qualità, è un bravo ragazzo, un professionista, e sono contento che è arrivato in Italia, perché era il nostro, diciamo così, prima scelta Italia, sempre da me e lui. Bene, così fin qui la nostra chiacchierata con Adrian Alià, agente di Amir Rachmani, stop and go, e poi l'esorcista. Stop and go e poi l'esorcista.
Torniamo in diretta. Umberto Chiarello nel frattempo ha deciso di dedicarsi ad altre attività piuttosto che stare con me qui a parlare in diretta del Napoli, di fare compagnia ai tifosi del Napoli. Ho detto di no, basta, non gliene frega più niente. Chiarello, ci sei? Dov'è? Sempre. Sempre. Pensa che ogni volta parlo male di te. Io dovrei anche un attimino cercare di avere più attenzione nei tuoi confronti. Sono veramente. Voglio solo sapere se ti sei genuflesso davanti al microfono, adorante, nel ammettere la mia superiorità netta, non solo alla schedina che facciamo settimanalmente, esatto, dove state dietro, sì, tutti e due. Un punto, ma è un punto, perché io vi tengo con la corda corta, perché per non farvi scoraggiare, capito? Vale, quando giocavo a bigliardino con un amico, noi acchiappavamo i trentini, i fiulani, i bacchettoni, e gli facevamo che ne potevano vincere, gli tiravamo sempre uno o due gol sotto. Io, quando il mio amico esagerava, gli davo un calcio negli stinchi. Non devi esagerare, se quelli non giocano più. Così si fa, si vince senza umiliare l'avversario, facendogli credere sempre che ce la può fare. Bene, vabbè. La puoi fare, Marco, la puoi fare. Detto questo, tu mi hai chiesto l'esorcista. Allora, ho trovato un esorcista triestino, perché comunque ieri sera in Friuli Triestino è a Trieste, un esorcista a Trieste. Oh, è a Trieste. Se uno sta a Trieste è triestino o no? Esorcista triestino. Esorcista triestino che abbinazzato sicuro? Non lo so. Ma non credo, spero di no. Anche perché sta lavorando, quindi non dovrebbe mantenere un contegno, che ci darà una mano a far uscire Gattuso dal corpo di Ospina. Signore esorcista, buongiorno. Buonasera, io vi chiamo qui da Trieste, sono l'esorcista che... A me pare più siciliano, siciliano emigrato. Vabbè, questi sono altri due pezzotti famosi. Prego, signore. Sì, è un posto di mare, sono stato ingaggiato dalla società sportiva Calcio Napoli per Ospina, che ha questo problema che palleggia sulla linea di fondo, ma al di là di Gattuso è un problema di tutti i portieri colombiani. Questi comunque sono cresciuti da bambini con il mito di Gita, e questo va estirpato. Lei che cosa ha fatto lei per estirpare questo male? Come la paga della Venis? In buoni pasto, come la paga? In buoni pasto, con una visita a Cine World e con il DVD film Cucciolo con Massimo Boldi e Claudia Colli. Tu ti presti a delle pantomime con quel maledetto di Marco Bruttapasta, che è qualcosa di vergognoso. No, Marco, ma perché non hai fatto cabaret nella vita? Stavolta allora, l'idea è di Marco, in realtà è la mia. Io ho chiesto l'esorcista, quella che pensa a fare tutta pasta, ma non è possibile. E tu a chi vuoi pensare? Scusa, mi sembra evidente. Però l'accento triestino è bellissimo, perfetto proprio. Sembrava il padrino, sembrava. Complimenti, un accento triestino, ma dove la pesca? Quasi sloveno, verrebbe da dire. Pazzesco. Guarda, ti dico, guarda, proprio il Paron Rocco si rivolta dalla tomba. Il Paron Rocco. Esattamente. Comunque, gioco di piede di Ospina la deve smettere, guarda. Allora, io ho provato a vedere ieri la partita dal cellulare su Dazon, che sto a Trieste da ieri. In realtà mi è comparsa Udinese Napoli 2-2 stagione 84-85, cioè una Maradona e Cicco. Dazon non esisteva all'epoca, ma che dici? A Sede ci stava Canale 21. Quello c'era altro tempo che... E no, scherzi a parte, adesso torno giornalista professionale, ho visto il secondo tempo e ho deciso di vedere tutte le partite qua in Friuli, perché una volta tanto non ho sentito l'esultanza un minuto prima, quindi per me sono state una sorpresa sia il gol di Koulibaly sia il gol del 4-0 praticamente. Invece mentre quando sto a Napoli un minuto, due minuti prima sento il popolo, tutti quelli tifosi del Napoli mi preannunciano che già ha segnato. Ma io dico una cosa, la cosa meravigliosa, la cosa più bella è che ho scoperto che i piani alti arrivano
i gol arrivano prima. Addirittura. DAZN privilegia piano. Eh sì, perché noi stavamo in presidenza del Canale 21 a fare il gruppo d'ascolto. Io, Titti, De Canio, Iannicelli, che ho pensato la Magnana, ma poi è stato fatto. E comunque stavamo al primo piano a vedere la partita. E bevavamo, commessi, facciamo, diciamo. E sotto a piano terreno, nello studio ci stava Calise che faceva la trasmissione della partita del Napoli con i suoi ospiti, c'era il Brota, Bruno Giordano, eccetera. E noi vedevamo il gol, esultavamo, e loro in studio niente. La cosa bella è che noi esultavamo per primi, i tifosi del Napoli che stavano in qualche parte del mondo, club collegato, esultavano subito dopo di noi, e in studio guardavano per capire in attesa che era successo qualcosa, perché sentivano un po' di frastuono, e arrivava allo studio dopo, per cui a piano terra arrivava dopo. Benissimo, mi fa molto piacere. Allora tu dici, ma a un certo punto Peppe ha deciso di fare la telecronaca futuristica un quarto d'ora dopo, perché quarto. Dice tanto con DAZN non ci sono certezze. Molto bene, molto bene. Allora, DAZN ci sta facendo tornare bambini, beh, a te ti sta facendo tornare a me ai tempi di tutto il calcio di 2 minuti. A te che hai qualche anno in più, pensa ai tempi di Ascarelli quando si veniva a cercare alle lunghe. Disgraziato telegrammi. Quando il Napoli giocava in trasferta ti aveva segnato Boiac, Sallustro. E con Tam Tam arrivavano i segnali di fumo, arrivavano. No, beh, secondo me Marco una volta di queste Chiariello viene con una mazza, secondo me ci fa una mazziata a tutte e due. Tu una mazziata la pigli sicuro, anche perché c'è Montano che non vede l'ora. mamma mia vabbè, brutta fase. Vuoi aggiungere qualche altra cosa? Comunque anche in quel di Trieste sul cellulare da Trieste hai visto un Napoli devastante? Sì, ho visto i primi 15 minuti in treno, stavo scendendo da Idolo con un creatore in derrecchio, proprio nei primi 15 minuti dove abbiamo giocato peggio, poi il secondo tempo dove abbiamo dato una dimostrazione di grande potenza. Quindi rimangano solo 34 giornate per la matematica. Sì, sì, no, è vero, mancano solo 34 giornate per la matematica. In chiave ottimistica. Stasera vado a comprare il trespolo da Ikea qui a Trieste per vedere Fiorentina Inter, ovviamente il trespolo, la Fiorentina, esatto, e vediamo giovedì che succede. Vabbè, Marco, nel frattempo ti ringraziamo, grazie per aver esorcizzato il povero Ospina. Ci ho provato. Bene. Goditi il buon pasto di Aurelio De Laurentiis. Va bene. Okay. Un abbraccio, buona giornata. Soprattutto il biglietto per Cineworld. Soprattutto il biglietto per Cineworld, meraviglioso. Vabbè, detto questo, pochi secondi. E Cuccio, vuoi mettere il film? Cuccio, vuoi mettere, Cuccio, vuoi mettere. Vabbè, pochi secondi, ripartiamo dall'Edito Napoli. Oh, allora, ci siamo. Umberto, ci sei? Sì. Ti devo dare una notizia. È stato arrestato Giovanni Cassano, fratellastro di Antonio, per furto con scasso in provincia di Bari. Vuoi esprimere una parola di vicinanza per il povero Antonio che ha un fratello che va a scassinare? No, te ne frega niente. Che ti posso dire? Dimmi tu. Fatti di Antonio. Fatti di Antonio. Fatti non foste per vivere come Antonio. Io onestamente mo sta pantomima che ti ha dato fuori è terribile anche questa, va bene, però io non ho una grande simpatia per Antonio Cassano. Non rientra tra le ma poi c'è fatto caso, Messi ha litigato, c'è stato quello screzio con Pochettino, adesso Messi è infortunato, ma vedi un po' Messi, Paris Saint Germain, 40 milioni a stagione. Vabbè, dai, facciamo l'Edito Napoli, che è meglio. L'Edito Napoli. Il punto sul Napoli di Umberto Chiariello. Napoli che si va a prendere la testa della classifica con una prova non solo autorevole, non solo autoritaria, ma strepitosa, convincente in ogni forma e in ogni modo. Crescit, un solo tiro in porta udinese quasi al 90esimo, su 4-0. Rischi corsi pochissimi, se non gratuiti, creati da Ospina stesso che si fa rubar palla da Lofeu. Fase difensiva quindi ineccepibile e in attacco
si contano 10 palle gol. 10. Perché il Napoli ha segnato i 4 gol, di cui alcuni su schemi da calcio piazzato che si vedevano da Mister 33, cioè da San. Ma ha segnato non solo i 4 gol, un tiro a giro di Insigne prima dello 0-0 molto buono, con grande parata del portiere Silvestri, che è stato il migliore dell'Udinese. Quando una squadra perde 4-0, il migliore della sua squadra è il portiere, la dice tutta su quanto una squadra sia stata dominata. Gran parata su Insigne, gran parata su Anguissà, sul colpo di testa ancora da calcio da fermo di Anguissà, che cerca più la forza che la precisione. E quindi due parate importanti del portiere, oltre i 4 gol. Ma c'è anche il palo di Fabian Ruiz con Silvestri che guarda, che nulla avrebbe potuto fare su quella palla. Siamo già a 7 palle gol pulite. E poi altre incursioni in area di rigore che hanno portato il Napoli molto vicino alla rete. Osimhen è stato un martirio per quei poveri difensori dell'Udinese. Insigne illuminante, Politano tarantolato, Fabian Ruiz illuminato, Anguissa un martello. Cioè, si è visto Elmas frenetico come suo solito, ma stavolta in maniera produttiva. Si è visto un Napoli che non aveva affatto paura né sentiva la pressione. Ed è praticamente la stessa squadra, tranne un uomo, e voglio citare tra tutti Mike, che ha fatto una prestazione superba, macchiata dalla solita stupida ammonizione in preda a una crisi di nervi che dovrebbe imparare ad evitare a 30 anni, ma una prestazione sontuosa del terzino del Napoli, ed è la stessa squadra che si è smarrita al cospetto di Napoli-Verona. E allora i conti non tornano, perché la squadra è la stessa. Se gli uomini sono quelli, a cosa si deve tanta differenza di serenità, di convinzione, di condizione? Ricordiamoci che quel Napoli veniva da una rincorsa strepitosa, aveva fatto un giro di ritorno da seconda in classifica dietro l'Inter, aveva dato 14 punti al Milan, che era campione, è stato campione d'inverno. Quindi non si può manco dire che quel Napoli stava male, eppure ha frenato nel finale pareggiando con il Cagliari e troppo soprattutto col Verona, dopo aver espugnato Firenze. La differenza la fa il manico, è di tutta evidenza. Siete venuti tutti a me, la differenza la fa il manico. Perché quel signore che sembrava Diogene con l'anternino che cercava il veleno, in realtà non faceva altro che mettere ansia e insicurezza nella squadra. Quella squadra non giocava tranquilla con quell'allenatore lì. Quella squadra era letteralmente, posso dire, intronata dalle urla di quell'allenatore lì, resa ansiosa da quell'ansia che corrode da quell'allenatore lì, che magari a lui quell'ansia faceva bene quando giocava, perché ognuno è fatto a modo suo, c'è cioè chi la scarica in un modo, chi in un altro, da calciatore meraviglioso e straordinario combattente, ma quell'ansia trasferita alla squadra ne ha fatto il tappo per tutta la stagione. E quindi il veleno che lui cercava in realtà era dentro di sé, quella mancanza di capacità di saper trasferire alla squadra certezze e serenità. Questo allenatore ha lavorato sulla testa fondamentalmente, oltre che sui modi di giocare, che è totalmente diverso, che è meno stucchevole, molto più veloce, meno giro palla, meno, non c'è il tiki-taka toki taka toki taka toki che mi faceva amore, e non dico altro perché altrimenti andremo a cercare per terra certi attributi. E insomma è cambiato soprattutto la testa, soccorrato dal primo giorno, sapendo che c'era un prima e dopo Napoli-Verona, e quel dopo doveva finire prima ancora di cominciare la stagione. E questo è il grande merito di Spalletti. Allora, chissà se si è divertito a sentire le tue critiche a Gattuso, Guido Clemente di San Luca. Prof, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio a voi, non mi sono affatto divertito, Guido, sostiene che Gatto. Devi far parlare Guido. Fai parlare Guido. Guido, dimmi. Gattuso è Dio. Guido. No, non è affatto Dio, non è affatto Dio, io l'ho criticato e lo critico tuttora per una serie di cose, non è affatto Dio. Così come riconosco a Spalletti i meriti che ha Spalletti, che non sono quelli che gli altri, tutti quelli che gli ha attribuito Umberto, perché sul piano del gioco il Napoli è cambiato pochissimo, e se si dice il contrario si merita l'accusa che ieri sera ha fatto a Campania Sport Umberto a Peppe Iannicelli, e cioè che nega ciò che si vede, la realtà. Il calcio del Napoli è sostanzialmente lo stesso del calcio che abbiamo visto nel girone di ritorno, con una squadra tra le altre cose che aveva un sacco di infortunati, che già ne ha recuperati, Osimhen che ha giocato pochissimo, insomma il Napoli di Gattuso giocava a calcio alla stessa maniera, e quella sua irruenza dalla panchina era funzionale a farla giocare così, e quella squadra ha imparato a giocare così per le urla di Gattuso. Il vero problema di Napoli-Verona, non di Napoli-Cagliari, perché Napoli-Cagliari è il frutto di una fragilità psicologica che la squadra io l'ho detto indiscutibilmente l'anno scorso, l'unico limite di questa squadra è la fragilità psicologica, alla quale Gattuso non è riuscito a risolvere, e che invece Spalletti sta invece riuscendo a fare. Questo è l'unico vero merito di Spalletti. Quello che è accaduto a Napoli-Verona, a Napoli ormai lo si sa, non lo si dice per quieto vivere, e io non lo voglio ripetere. La responsabilità di Napoli-Verona è tutta da attribuirsi alla società, e voi lo sapete meglio di me, lo sanno tutti i napoletani, perché le voci poi alla fine sono trapelate. Guido, ti successo, prendi la responsabilità di quello che stai dicendo. Io non sto dicendo niente. A Napoli, con chiunque parli, tutti ti raccontano che in albergo prima della partita è successo l'inferno. Questa è una versione che non è stata mai menzionata da nessun tesserato. Noi ci dobbiamo attenere alla versione ufficiale. No, noi ci dobbiamo a me non sì, risulta però, proprio sì, però se, no è invece bu- è invece a me non allora invece io le fonti dalle, che mi hanno informato su questo sono fonti assolutamente attendibili che vengono dai giocatori. È successo una cosa spiacevole e davanti alla squadra e la squadra ne ha risentito, non c'è stato nessun complotto. La squadra ne ha risentito psicologicamente, perché è una squadra fragile, e questo psicologicamente, e questo è il merito di Spalletti, perché gli ha dato convinzione. Quello che finora si è visto è che il Napoli ha una convinzione che è nettamente superiore a quella che aveva con Gattuso, perché è molto difficile da stabilire. Certamente il lavoro di Gattuso viene vituperato da chi non riconosce i dati oggettivi. I dati oggettivi sono che il Napoli, lo stava ricordando un attimo fa Umberto, ha fatto un girone di ritorno strepitoso e senza avere l'ausilio della società. La società è rimasta assente, ha consentito che ciò accadesse perché questo era nell'interesse della società. Quando alla fine bisognava completare l'opera, anziché rimanere nella stessa posizione di attesa, ha determinato le condizioni per una rottura psicologica che ha determinato una partita fuori da ogni ammissibilità rispetto a quello che si era visto. Un girone di ritorno strepitoso. Diversa è la questione col Cagliari. Col Cagliari fu non si possono assimilare Cagliari e Verona, sono due partite diverse. A Cagliari ci fu un errore evidente, no? Col Verona l'errore c'è stato, ma quello che era incredibile era l'atteggiamento psicologico della squadra, inspiegabile per tutti. Io lo dissi subito, chi ha fatto sport sa che esistono momenti nei quali è possibile che per una questione di ordine psicologico si ceda. Così accadde. Qual era la questione di ordine psicologico? Ormai a Napoli lo sanno tutti, dovunque ti giri. Ma che è successo? Ma chi lo sa, ma it chi là, lo dicono tutti, ma nessuno lo può dire. Ma non è che la voce di chi si mette in giro
Non può diventare la realtà. Il tribunale del popolo funzionava in altri tempi. Noi ti facciamo parlare, però di fronte a certe cose io ti devo fermare, Marco, Guido. Marco, non ne ha voce lo popolo. Guido, ma tu non puoi, non eri lì, non puoi dare per certo quello che hai sentito dire. Ma certo, e tu invece? Beh, io infatti ti sto dicendo che io mi attengo a quello che ho visto sul terreno di gioco. E sul terreno di gioco è finita 1-1 con il Napoli, che ha fatto una partita bruttissima, punto. Esattamente, punto. Perché? Perché? Perché si aveva fatto non devo spiegarlo io spettoso. Non devo spiegarlo io. Allora e te lo so allora devi cercare una ragione. Io l'ho individuata. Come me, la stragrande Umberto sta continuando a dire, giustamente, che Spalletti sta lavorando per rimarginare una frattura emotiva profonda tra la città e la squadra. È la verità. Perché quella frattura è determinata da quello che è accaduto a Napoli-Verona. E nessuno l'ha spiegato. Perché la società non lo spiega? Fammi sentire Umberto. Perché non danno la possibilità? Ti ha ascoltato, Guido, ti abbiamo ascoltato. Fammi sentire perché Umberto. Perché non danno la possibilità? Io di fronte allora, io da conduttore di questa. Ma non c'è nulla da spiegare. Il problema è proprio quello. Il problema è proprio quello. Non c'è nulla da spiegare. Tra l'altro, alla fine del primo tempo, l'ha detto lui stesso in conferenza stampa, è sceso nello spogliatoio ed è stato lì che ha visto la squadra per la prima volta. Non diciamo eresie, perché il giorno prima non si sono proprio incontrati, non ci stavano nello stesso albergo, non ci stavano. È una sciocchezza. È una sciocchezza. Mi piace credere alle favole. È una sciocchezza perché io so che non c'è andato. Ma sei tu che stai credendo alle favole. È entrato nello spogliatoio alla fine del primo tempo a incoraggiare la squadra. A dire, ragazzi, la partita cerchiamo di vincerla, mi raccomando. Senza proprio litigare con nessuno, tranquilla. Poi quando ha segnato Rachmani era convinto che la partita era vinta, hanno preso gol. Ragazzi, le partite storte esistono nella vita, mica una volta sola. C'è il Milan che ha preso lo scudetto a Verona. Vabbè, Guido, ma te l'abbiamo fatta esprimere il tuo pensiero, ma possiamo non essere d'accordo? Però ti posso anche dire che è una boiata, secondo me. Possiamo non essere d'accordo, mica dobbiamo essere d'accordo. È una boiata quella che dite voi. Babbo, e siccome i fatti concludenti. I fatti sono che il Napoli ha giocato male, punto. Ricostruzione, non con la vostra. Perché il Napoli che ha giocato non esiste una conseguenza. Vabbè, Guido, lo sai, il tempo è tiranno. Io a quest'ora ti devo salutare, però sono d'accordo che ci risentiamo sul tema. Se lo sei anche tu, ci risentiamo sul tema, perché noi non vogliamo tralasciare niente. Adesso però devo fermarmi. Comunque non potete continuare a ripetere una storia sul fatto che il Napoli di Spalletti è verticale. Il Napoli di Gattuso è più verticale di questo. Vabbè, poi ti chiamo domani e continuiamo a parlare pure con Umberto. Chiedo scusa al professor Guido Clemente di San Luca, però i tempi in radio sono tiranni. Umbè, ci dobbiamo salutare. Polemicamente, ma ci salutiamo. Ma non è un problema, state buffa. Grazie ad Umberto Chiarello, grazie ad Alessandro Montano. A te, a domani. Allora, la parola e il microfono passa. È già arrivato Bruno Gaip, Ale? È già arrivato, ma quanto è bello. Passano a Bruno Gaip per il pomeriggio di musica e di energia di Radio Punto Nuovo, proprio a cura di Alessandro Montano. Alle 16 ci sarà il GR Sportivo Regionale con tutte le ultime sulle squadre campane. A me non resta che ringraziarvi per la cortese attenzione e ritrovarvi come sempre domani puntuali alle 13 per una nuova edizione di Punto Nuovo Sport Show.